non è facile darci feedback e dare feedback. Che vuol dire darci feedback o dare feedback? Vuol dire sostanzialmente riuscire a individuare con precisione che cosa si può migliorare e che cosa va bene. E perché serve il feedback? Perché quando individuo ciò che è andato bene in qualcosa che ho fatto, posso replicarlo. Quando individuo cosa posso migliorare, posso migliorarlo. Tutti fate così con la testa, perché è di una semplicità imbarazzante. 99,9, pure il virgola 9, bello, delle persone, quindi lo 0,1 di una persona, riesce spontaneamente a darsi un feedback vero, reale, costruttivo. Perché che cosa facciamo noi? Utilizziamo un linguaggio astratto, utilizziamo il giudizio al posto del feedback, che significa, ve lo faccio capire con un'esperienza, con un esercizio, ok? Noi tendiamo a parlare dello stato interno di una persona che osserviamo o dei nostri stati interni al posto di darci delle indicazioni concrete. Se io faccio questo, che sto facendo? Ok, voi state dicendo, chi ha detto, stai applaudendo, stai portando il ritmo, eccetera. È già interpretazione. Non è che non è corretta, è già un'interpretazione. Perché può darsi che sto uccidendo una zanzara che ho visto qua, può darsi che sto applaudendo a qualcosa, voi non potete saperlo. Allora, l'esercizio è semplice. Vieni qua, vicino a me. Vieni vicino a me, girati verso di loro. Ora, Raffaella farà delle azioni, mimerà, non so, fai finta che sia la fermata dell'autobus, poi pensi, poi ricordi qualcosa di specifico, okay. Poi okay, proprio mima una serie di azioni. Di solito ai miei tempi, quando ero giovane, io funzionava molto alla fermata dell'autobus, c'era questa cosa, cioè, fai che sia la fermata dell'autobus. Ora non so se funziona, esatto, perché alla fermata dell'autobus siamo molto espressivi. Quando io batto una volta le mani, voi dovete allucinare, ovvero dovete dire tutto quello che nella mente vi viene da attribuire ai suoi comportamenti. Vi faccio un esempio. Ora sto facendo allucinazione, questo è un termine della PNL classica. È scocciata, molto molto, ma infastidita proprio. Il ragazzo la sta facendo aspettare. Cioè è proprio lui che in realtà sta pensando che è sempre, sempre la stessa storia, che lui è in ritardo. Cioè, questo è allucinare. Quando batto due volte le mani, dovete tornare a osservare. Osservare vuol dire prendere solo i dati, quelli che in psicologia si chiama esame di realtà, i dati di realtà. Cioè ciò che io posso vedere, io non posso vedere che lei è scocciata. Passa la mano destra sulla scarpa e sul pantalone. Ha lo sguardo sul dito e muove il pollice sull'indice dell'altra mano, si piega un po' in avanti e gira la testa da un lato e dall'altro. È proprio, è arrabbiata con il ragazzo, ma non se lo permette, non vuole proprio. Guarda, sta pensando, questa è la volta buona che lo mollo, sempre così, sempre la stessa storia. Guarda, ora sta proprio. Però è bello perché non vuole farlo notare a tutti gli altri e quindi trattiene la rabbia. Ora fa finta anche di essere infastidita dal sole per non mostrare che tutta la muscolatura è rabbia che trattiene. Ora sta pensando a come gliela farà pagare e quindi è convinta che deve trovare questo modo. Muove i piedi avanti e dietro e si muove nello spazio. Ondeggia prima su una gamba e poi su un'altra. Muove la testa ritmicamente rispetto alla gamba. Guarda un po' in alto, poi a destra, poi alla sua sinistra.
prende dalla tasca il telefono e lo guarda. Respira un po' più profondamente. Stop, grazie. Allora, grazie di averlo fatto con me, ora lo farai per loro. Another volta. Another time. Questo voglio che vi rimanga, perché questa è un'abilità fondamentale nella vita. Il click deve essere consapevolezza di quando sto allucinando, e quindi mi sto raccontando la storia, sto interpretando dal suo... Sospira e non vede l'ora di avere sotto le mani la persona che la sta facendo aspettare, che già sai che è il ragazzo, invece un altro dice, no, è l'amica, si vede dalla guancia che è più l'amica. Tutte queste storie che ci raccontiamo dentro, che a noi sembrano reali, cioè quando noi diciamo quella persona mi ha dimostrato un'enorme antipatia, è una storia che ci raccontiamo, allora non puoi negare questa storia, lo abbiamo detto per tutti questi 2 giorni, ma puoi tornare in un attimo consapevole che stai interpretando la realtà, e se ne hai consapevolezza hai fatto già tutto. Allora, respirate, concentratevi. Ora, quando batto una volta, non mi ricordo se questa la stessa cosa che vi ho detto prima, ma la facciamo una volta allucinare, 2 volte osservare. Ok? Vi richiarisco l'esercizio. Osservare significa riferire, verbalizzare i dati di realtà che mi arrivano. Ok, quello è osservare. Allucinare vuol dire attribuire tutti i significati interpretando come ci viene spontaneo fare. Ok. Proprio in qualsiasi cosa che deve fare, sta aspettando qualcuno, una telefonata importante. È ritardo, si annoia, sta perdendo tempo per il fastidio. Chissà che sta facendo. Aspetta, si. Porta, cammina. Stop, guarda, passeggia, osserva, sono tutte allucinazioni. Il dato di realtà, ve l'ho detto prima volontariamente, le gambe, i piedi si muovono uno dopo l'altro, ok? Perché passeggia è già un'intenzione, lei è probabile, quanto le altre probabilità che ci sono, che le sue gambe si muovono involontariamente, non sta passeggiando. Passeggiando è quando io dico, beh, ora passeggio un po', è un atto volontario. Se una persona ha le gambe che fanno così, non sta passeggiando. Quindi pure si ripara dal sole a allucinare. Si ripara dal sole? Ha fatto, guardate, è bellissimo, questo è l'umano. Ha fatto così, l'ha detto proprio, quindi significa che le dà fastidio il sole. Questa è una tua interpretazione possibile, ma non è la realtà. La realtà è la sua mano va sulla fronte. E addirittura, qui faccio l'ossessivo, ma permettetemelo, perché se esasperate lo capite, non è detto che lei abbia messo la mano sulla fronte. La sua mano va. Chi me l'ha insegnato? Me l'ha insegnato così e lo ringrazio. La sua mano va, perché se è un gesto assolutamente involontario, proprio così, non ho messo la mano sulla fronte, mi è andata la mano sulla fronte, è come un pensiero che arriva nella tua mente, non hai pensato a quello volontariamente, ti è arrivato. Sto esasperando, ma quello dovete fare. Ok, riproponiamolo. Ora, quando date i numeri, allucinate, date i numeri, sbizzarrite, ma quando osservate cercate di essere consapevoli e di riferire ciò che i vostri occhi vedono. Partite da allucinare. Sto passeggiando dietro pensando al suo pensiero. Secondo me ha dei problemi su posto di lavoro. Triste. Guarda lì qua. Non so cosa c'è. Non so che fa. Stop, si guarda dietro,
È già un atto volontario. La testa si gira a destra e poi a sinistra. Guardare è un atto volontario. È possibile che lei non stia guardando da nessuna parte. Continuate. Dando la su una gamba e l'alza. Sposta un po' le gambe in avanti. Ok, stop. Grazie. Vi faccio notare le due cose più importanti. Uno, quando avete imparato, perché poi ci vuole poco, dovete allenarvi tantissimo, a rimanere sul dato di realtà, dicevate più o meno tutti la stessa cosa, ok? Porta la mano sulla coscia, perché se io faccio così, porta la mano sulla coscia, si piega oppure piega la schiena, oppure la schiena va in avanti, però sono più o meno la stessa cosa. Quando siete nell'allucinare, è infastidita, è nervosa, è triste, siete passati da arrabbiata a triste, cioè uno, lui percepiva rabbia, lei percepiva tristezza, l'altro percepiva pensierosa, ok? Questo è il mondo della percezione umana. La percezione è un atto non volontario, ma è una costruzione della realtà, è un'attività che facciamo, che vuol dire che in ogni dato che ci sembra di vivere e vedere, percepire, sentite questa parola che bella, oggettivamente, quando diciamo no, ma oggettivamente lui mi ha aggredito, siamo nel nostro mondo, perché oggettivamente lui muoveva velocemente le mani, parlava con un volume molto alto e respirava in modo alto, basso e veloce. Ti ho detto che va! Questo è il dato di realtà. Mi ha aggredito è l'interpretazione della sua intenzione. Capire questo vuol dire passare da uno stato ipnotico a uno stato di contatto maggiore con i dati. Non dico con la realtà perché ci sarebbe da discutere tanto, ma con i dati. Mi dite se è chiaro? Ok, da ora in poi per un mese imparate a distinguere quanta interpretazione, e ricordate questa parola, quanta allucinazione, perché è forte e vi rimane più impressa, c'è ogni volta che dite lui non mi ascolta, lui mi aggredisce, e molti dicono no ma non mi ascolta è oggettivo, guarda il cellulare quindi non mi ascolta, premesso che non è una buona cosa, mentre una persona ti sta parlando di sé, guardare il cellulare, lo premetto perché lo ritengo vero, per un semplice motivo, quello che abbiamo visto, che a te non arriva piena attenzione, cioè tu non ti senti al centro della sua attenzione, ma non è detto che lui non ti stia ascoltando, cioè lui ti... È la buona educazione. la buona educazione, sì. La buona educazione, non facciamolo per buona educazione, capisco però la sensazione di non sentirsi ascoltato, riferire come dato, perché noi ce lo riferiamo, mio marito non mi ascolta, ti provoca una reazione emotiva diversa da mio marito guardava il cellulare mentre io gli dicevo una cosa, la reazione emotiva se ci fai caso è nettamente diversa. Perché uno implica intenzionalità ed è la storia che ti racconti, che si lega ad altre storie nel passato, quindi vai a mettere in dubbio il rapporto, tutto. L'altro è un dato, cioè ti provoca forse la stessa emozione, ma perlomeno se fosse la stessa rabbia, intensità diversa. Perché se mi fermo al dato ti posso dire, scusa, puoi posare il cellulare? Perdonami, ma non mi sento ascoltato. Che ha quel attacco di rabbia dentro? Ma se dico, ecco, un'altra volta con questo cellulare, lui non mi ascolta mai, quel poco di rabbia diventa un mostro, perché è proprio lui, tuo marito, che ha tradito il rapporto, che ormai non ti ascolta più e quindi tu agli occhi suoi sei una che non vale e quindi forse veramente non valgo. Si attivano
una catena di significati che vi portano, senza fare grossi salti quantici, vi portano all'immagine che avete di voi, a chi siete, al senso di identità. Mi dite se è chiaro? Fate questo esercizio, battete anche le mani se vi serve, se no imparate a darvi un segnale. Cioè quando dite, ecco lei, lo vedo che mi guarda così, quindi sta dicendo, ma ora questo esercizio non mi piace, perché lo devo fare? Quando sentite che vi state raccontando questo e state là, fate... e passate in modalità osservazione. Lei ha la testa ferma, mi sta fissando, ha la mano sulla spalla e ora mostra i denti. Ok, e respira in modo un po' più alto in questo momento. Poi posso anche fare per divertirmi, no, però ce l'ha proprio con me, guarda, mi sta guardando fisso, sta pensando proprio questo, lui non mi piace, guarda. Ma era meglio quella che c'era prima, che in questo caso è vero, però, ok? Ragazzi, ma davvero questo compito, perché è utilissimo. Per cui fate, non so, mettetevi in coppia, strutturatevi in modo tale per cui alla fine della giornata l'un l'altro vi dite quante volte l'avete fatto, cioè fatevi un compito molto molto specifico, di modo che non rimanga, ah sì, lo faccio, poi fra una settimana, se va bene. Non lo fate già più. Non lo fate più. Fate davvero in modo da mettervi nelle condizioni di poterlo fare. Non dopo, adesso lo fate. Chiudo dicendovi che io, tra le mie varie follie, ho veramente il mio segnale di quando mi parte la storia. Non ve lo dico perché questi segnali devono rimanere anche un po' personali e privati. Ma è un segnale, potrebbe essere questo, è veramente un segnale, non è che è una cosa. Ringrazio ancora chi 20 anni fa me l'ha insegnato, vi dico la verità. Quindi vi dico, strutturatelo. Trovate un vostro segnale, cioè datevi un piccolo segnale fisico, una parola che vi dite. Ok, ti capiterà più o meno 6 o 7 milioni di volte durante la giornata di raccontarti delle storie. E quindi? Quando te ne accorgi, perché ora hai la possibilità di accorgertene, ve l'ha fatto vedere benissimo Raffaella, vabbè, non vi riprendo la curva, no? Ora te ne accorgerai un po' dopo. Quando stai in macchina e dici, no, però lui mi ha chiamato perché voleva da me, io lo so, in fondo quello è uno che non mi ha mai apprezzato e quindi io, però gli dimostrerò che valgo. Quando è finito questo film, ti fermi un attimo, sorridi, dici, ma mamma che storia che mi sono raccontato. Fai scattare il tuo segnale, riavvolgi il nastro e dici, lui mi ha telefonato alle 8:45 e aveva un eloquio più accelerato di quello che aveva ieri o l'altro ieri. Parlava in modo più veloce, il suo volume non era quello solito che utilizza al telefono e si è riferito subito al lavoro senza salutare come ha fatto nelle telefonate precedenti. Questo è un dato di realtà che ti ha fatto scattare, allora ce l'ha con me, pensa che non valgo, ma gli dimostrerò tutto il film. E te lo rivedi in modalità 1.